Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno. Domani nella cornice di Picarelli, dalle ore 18, sport, aggregazione, emozioni, sorrisi, ricordi riaffiorano tutti insieme per ricordare Dino Gasparro, figlio della Curva Sud scomparso prematuramente all'età di 27 anni nel 2000. 22 anni dopo, il popolo biancoverde gli riserva il doveroso omaggio. Dino era un amico della Curva, uno di quei ragazzi che amava l'Avellino in maniera viscerale. Purtroppo se n'è andato via troppo presto, ma il suo ricordo è rimasto vivo nella mente di chi gli ha voluto bene, di chi lo ha conosciuto e di chi ha ereditato da lui i valori della generosità. Negli anni sono stati tanti gli slogan, uno dei più significativi è stato "Il mio pensiero vola verso te", canzone dei Tiro Mancino intitolata "Per me è importante", come per lui era importante la famiglia, la musica e l'Avellino. Non si tratta quest'anno delle Memorial, quello si terrà ad agosto, ma di un torneo in una gabbia 3 contro 3. L'associazione Dino Gasparro ha organizzato il tutto per far rivivere lo sport nelle periferie della città, ma soprattutto per devolvere il ricavato finale della competizione in beneficenza, per sostenere le famiglie che vivono un momento di difficoltà. Il luglio caldo di passione per i tifosi dell'Avellino non è finito qui. Continua con il raduno dei sostenitori biancoverdi del club Lupi Ripini Svizzera, capitanati da Soccorso Cresta. Per la nona edizione, tutti in Valtellina il prossimo 16 luglio. Il tifoso residente a Lugano ci racconta ai nostri microfoni il tutto. Non saremo in tantissimi, perché normalmente lo facciamo a Lugano, in Svizzera interna. E invece quest'anno volevamo quasi non fare il raduno, poi alla fine abbiamo detto no, bisogna comunque mantenere la tradizione, anche in pochi, ma bisogna farlo. Infatti poi alla fine abbiamo optato per farlo in Valtellina. Infatti ci sarà Ivano, Elio dal Veneto, e Fausto Lepre da Milano, e poi saremo Daniel Bauer da Losanna, Francesco Marinari da Frauenfelde, Pasqualino Garra da Zugo, e dopo Pennetti, e poi ci sarò io e la mia famiglia e altri amici che si aggregano dalla Valtellina. Il tifoso di Castelfranci infine elogia anche la Sud per quello che ha fatto per Dino Gasparro. La Curva Sud, specialmente lo Zoccolo Duro, va sempre elogiata, perché comunque ci mette sempre la faccia, sono sempre pronti in prima linea, e questo qui è un plauso che bisogna dargli. Io è una vita che li conosco, è una vita che li appoggio, hanno perfettamente, fanno delle cose fatte bene.